Ciao, sono Antonio Rausa, questo è This is Wow e oggi parleremo del vaccino contro l'HIV. Secondo un recente articolo, sembra siamo ad un passo da riuscire a produrre un vaccino efficace contro l'HIV, e tutto questo grazie alla pandemia da Covid-19. Wow! Infatti, in un recente studio clinico di fase 1, un vaccino ad mRNA contro l'HIV ha ottenuto il 97% di efficacia nella risposta immunitaria. Ma prima di gridare al miracolo e di lasciarci prendere dall'entusiasmo spropositato che questi articoli vogliono incoraggiare, cerchiamo di andare un po' più a fondo e capire effettivamente cosa c'è di così straordinario e cosa un po' meno. L'HIV è il retrovirus che causa la sindrome da immunodeficienza acquisita, o AIDS. A causa di questa malattia, il sistema immunitario delle persone infette da HIV si indebolisce progressivamente e non riesce più a far fronte a nuove infezioni, che finiscono con l'uccidere il malato. Essendo un virus, per riprodursi deve infettare delle cellule bersaglio, che riconosce e aggancia grazie alla sua glicoproteina GP120 e con cui si fonde grazie ad un'altra glicoproteina, la GP41. Una volta rilasciato il suo materiale genetico, costituito da RNA, all'interno della cellula, esso viene retrotrascritto in DNA da una proteina molto particolare, la retrotrascrittasi. Infatti, prima di scoprire questo virus, si pensava che l'informazione genetica passasse esclusivamente dal DNA all'RNA per poi produrre proteine. Ora invece, con la scoperta di questa nuova proteina, sappiamo che questa informazione può muoversi in senso inverso, cioè dall'RNA al DNA. Una volta che il suo materiale genetico viene retrotrascritto in DNA, esso si va ad integrare nel genoma della cellula infettata, restando dormiente anche per diversi anni. In seguito ad eventi ancora non del tutto chiari, questo DNA dormiente verrà riattivato, orchestrando la produzione di nuove particelle virali che usciranno dalla cellula bersaglio senza distruggerla, permettendole così di continuare a produrre virus finché non avrà esaurito tutte le proprie risorse. Arrivati a questo punto dovremmo aver già compreso che l'HIV è un virus molto particolare, paziente e scaltro. Ma la cosa che lo rende ancora più particolare è un'altra. Le sue cellule bersaglio principali sono i linfociti T-helper, cioè quelle cellule del sistema immunitario che hanno il compito di integrare le informazioni provenienti dai macrociti con i linfociti B e che permettono la maturazione di questi ultimi. Se ti sei perso un po' su quest'ultimo passaggio, tranquillo, ho due video che lo spiegano più nel dettaglio, link in descrizione. Insomma, ha come target proprio l'anello centrale del nostro sistema immunitario e distruggendolo non solo crea un vantaggio per se stesso, che così è libero di dilagare nel povero organismo bersaglio, ma lascia anche una porta aperta a tutti gli altri patogeni. Ecco perché questo virus sviluppa l'AIDS. Ma visto che conosciamo così bene questo virus, perché è così difficile creare dei vaccini efficaci? Vi ho già detto che questo virus è scaltro? Beh, lo è ancora di più. Un'ennesima sua caratteristica, infatti, è la sua spiccata tendenza a mutare. Durante i cicli replicativi vengono frequentemente compiuti errori che portano a creare virus più o meno diversi dall'originale. Queste mutazioni sono per lo più svantaggiose per il virus, generando una cospicua serie di virus modificati destinati a scomparire. Ma a volte capitano mutazioni vantaggiose, che permettono al virus di acquisire resistenza ai farmaci antivirali e agli anticorpi prodotti dall'individuo infetto. Mutando così velocemente, finora i vaccini prodotti potevano sì portare a creare anticorpi neutralizzanti, ma contro una versione ormai vecchia della proteina bersaglio. Insomma, la proteina bersaglio era talmente tanto mutata che anticorpi stimolati dal vaccino erano praticamente inutili. La svolta nello sviluppo dei vaccini per questo virus è avvenuta nel 2009, attraverso l'identificazione in individui affetti da HIV di potenti anticorpi neutralizzanti, mai osservati fino a quel momento. Analizzando come questi anticorpi interagiscono con la glicoproteina GP120, ve la ricordate? Quella che ha ancora il virus alla membrana della cellula da infettare. Gli scienziati hanno trovato diversi punti critici, punti talmente tanto fondamentali nel funzionamento di questa proteina che non possono essere mutati senza che il virus perda la sua capacità infettiva. Ed è proprio dallo studio di queste particolari regioni della glicoproteina GP120 che hanno la capacità di sollecitare la risposta immunitaria nella creazione di anticorpi contro essi stessi che Yavi e Scrip Research, due aziende farmaceutiche, sono riuscite ad identificare due diversi vaccini, testati in studi clinici di livello 1, e uno di questi è proprio un vaccino ad mRNA potenziato con degli adiuvanti. Sul perché abbiamo deciso di proseguire proprio con questo tipo di vaccino non si sono espresse, ma possiamo fare un paio di ipotesi ragionate. I vaccini ad mRNA ormai sono tecnologie che la gente riconosce e accetta per via della pandemia in corso.
consentono di avere una risposta immunitaria molto forte e anche fin troppo a volte, come AstraZeneca insegna, è molto specifica ed in più sono facili da produrre e modificare, velocizzando le fasi di sviluppo del vaccino verso la sua formulazione finale. Questo vaccino in fase di sperimentazione ha superato lo studio clinico di fase 1, che è il primo passo verso lo sviluppo di un nuovo prodotto farmaceutico. In questo primo livello, infatti, vengono coinvolte poche persone, nello specifico 48, e serve principalmente per capire se il prodotto in esame è sicuro, tollerato ed ha una capacità immunogenica, cioè che si riesce effettivamente a far sviluppare una risposta immunitaria. Il 97% di efficacia nello stimolare una risposta immunitaria efficace, dato riportato dalle due aziende ma non ancora pubblicato in maniera ufficiale, sembrerebbe indicare un successo in questo studio clinico di fase 1. Le prossime fasi di sviluppo del vaccino passeranno attraverso gli studi clinici di tipo 2 e 3, con un numero via via sempre più grande di pazienti, anche diverse decine di migliaia, in cui non si valuterà soltanto l'efficacia nella produzione di anticorpi, ma anche l'efficacia di questi anticorpi contro la trasmissione dell'HIV. Ed è per queste nuove fasi che gli AviScript Research hanno stipulato un accordo con l'azienda biotecnologica Moderna, azienda che ormai si è costruita un nome nello sviluppo di vaccini ad mRNA in questa pandemia. Insomma, la strada è ancora tutta da percorrere, ma le premesse, almeno per il momento, sembrano ormai indicarci che siamo sul percorso giusto. E tutto questo è stato possibile anche grazie agli enormi balzi in avanti svolti dalla ricerca sui vaccini ad mRNA in questa pandemia. Insomma, alla fine è vero, non tutti i mali vengono per nuocere. Se il video ti è piaciuto, ti esorto a lasciare un like e iscriverti al canale. Se hai dei commenti, curiosità, dubbi, lasciaceli pure nei commenti qua sotto. Noi ci rivedremo nel prossimo video. Ciao!